Il Partito Democratico di Badolato ha celebrato il suo congresso. Diversi gli argomenti affrontati nel corso della discussione. Segretario, partiamo dal nuovo organigramma. Sì, il congresso, come sempre avviene in questi casi, ha eletto i suoi organismi dirigenti, accanto alla figura del segretario, quindi ci sarà un direttivo che, in base a quelle che sono le regole del partito, prevede quattro elementi, che sono due donne, Anna Guido e Giusy Gerace, poi Vincenzo Gallelli e Valentino Paparo. Quindi, come dire, un direttivo comunque giovane, come età media, specie rispetto a quelli che sono, quelle che sono le presenze in politica che si stanno registrando in questa fase, ed è un direttivo fatto di persone competenti, che ritengo contribuiranno al miglioramento della vita politica della sezione di Badolato. Quale alternativa credibile intende proporre il PD per governare il paese? Beh, il partito, per la verità, di recente era stato al governo del paese, ma è stata un'esperienza abbastanza breve e rissosa. Poi per quelle che sono le dinamiche che purtroppo, come si è detto anche durante questo congresso, dominano a Badolato, non è facile vincere facendo politica nella maniera, più pura, come forse poteva essere nella Badolato degli anni 70 e degli anni 80. Ci sono altre logiche che stanno dominando in paese in questa fase, sono logiche spesso inquinanti, sono logiche che hanno un'ispirazione economica abbastanza aggressiva e quindi in questa situazione, che è situazione che fa il paio con il disordine amministrativo che caratterizza il comune di Badolato, non è sicuramente facile affermarsi, vincere. Questa è un'amministrazione che a nostro parere ha fatto moltissima clientela. Quindi una sfida ancora più difficile, entrare nelle case e convincere con motivazioni politiche persone che potrebbero aver avuto anche dei vantaggi nell'appoggio a questa amministrazione. Questo però non ci esime dal fornire un'alternativa forte e credibile ai badolatesi, a quella parte di Badolato che non si vuole abbassare a certe logiche e che giustamente rispetto all'alternativa che questa amministrazione ha rappresentato per 5 anni deve avere qualcosa di serio da votare, da seguire nei prossimi mesi. Siamo convinti che il Congresso già oggi abbia dato delle risposte e sia decisivo nel fornire a Badolato, ma credo anche al comprensorio, come hanno detto le sezioni presenti, un'alternativa forte. La nostra è una società malata, ha spiegato. Negli ultimi anni sono accaduti diversi fatti, il berlusconismo, la crisi di valori generalizzata e il disfacimento della struttura partitica. Bisognerebbe dunque recuperare il vero senso della politica? E certo, se diventa fondamentale dare una funzione alla politica e quindi in questo senso i partiti devono rinnovarsi, avere la capacità di proporsi e soprattutto avere una capacità di ascolto per capire fino in fondo quali sono i problemi della gente, stare a contatto con la gente perché la gente ha bisogno di ritrovarsi, di stare insieme, di affrontare con chi può risolvere il suo problema, quelli che sono i problemi che oggi sono drammatici, perché ci sono famiglie che non riescono a vivere la vita quotidiana. Quindi io credo che sia fondamentale che una forza come la nostra, che oggi è candidata ad essere una forza di governo e che quindi si candida a governare l'Italia, deve stare sempre a contatto diretto con la gente, perché solo attraverso la capacità di recuperare la credibilità alla politica, attraverso la capacità di mettere in campo progetti credibili, io credo che si possano costruire le condizioni per dare alle nuove generazioni una prospettiva e un futuro. Lo stato di salute del Partito Democratico Calabrese. Ma è una domanda, come dire, lo stato di salute. Noi con grande, con un grande sforzo da parte di tutti, soprattutto come dire, facendo leva su quelle che sono le forze e le risorse che abbiamo sul territorio, grazie al patrimonio, no, e alle storie dalle quali ognuno di noi proviene. Io mi riferisco alle storie del cattolicesimo democratico, alle storie comuniste, alle storie socialiste. Riusciamo ancora ad avere, nonostante tutto, in Calabria tante persone che vogliono impegnarsi, che vogliono stare in un partito che oggi diventa fondamentale per costruire quell'alleanza civica che è necessaria in Calabria per davvero rompere con questo trasversalismo che ha caratterizzato l'azione di governo negli ultimi 20 anni e costruire una prospettiva seria per la nostra regione.